Antonio Cianci e racconta film per voi, non con una video recensione, ma un altro video della sezione Ora si parla di ci si sfoga su. Devo intervenire io personalmente con un video, non di risposta comunque al post che io metto qui nella descrizione video, ma ecco, ho preso spunto da quello che è successo lì in quel link per dare una mia opinione riguardo ciò che deve comunicare il cinema. Perché quando si arriva a certi limiti non posso mettermi da parte. Allora, siamo arrivati al punto che il cinema è visto come campo di battaglia, dove all'interno di essa si sfidano gladiatori sanguinari a colpi di parole e invettive per stabilire chi è più affermato e competente in materia. Questo, signori miei, è calpestare violentemente il terreno dove vi siete posizionati. Allora, è il mondo del cinema con una storia, un percorso di formazione ed evoluzione artistica, dei grandi maestri al timone, che hanno dettato le regole della trasposizione filmica di idee rivoluzionarie volte a sconvolgere il pubblico, a meravigliarlo. Un pubblico che non ha bisogno di criticare e intervenire chirurgicamente su un film, vivisezionandolo e analizzandolo sequenza per sequenza. Cioè, un pubblico che sappia amare ciò che viene presentato in una sala cinematografica, l'atmosfera che si respira in essa e il condividere con altre persone lì dentro un sentimento di massa messo in gioco a seconda del genere di film. Poi, e dico poi, arriva la parte in cui si recensisce un film. Qui si prende di peso il proprio cuore, lo si inserisce fra le righe di ogni singola riga di ciò che viene detto e spiegato davanti a questa finestra, qui dinanzi a me, ecco, per ottenere il riscontro che ho sempre desiderato. Risposte da parte di chi la settima arte la vede come arte da assaporare, diluire lentamente, sentire gusti e retrogusti di una pellicola che può essere ritenuto un capolavoro, può essere un discreto prodotto oppure una ciofeca, ma sempre di film si tratta. E se arriva quel momento in cui magari ci sono due opinioni praticamente opposte, che non trovano un punto di connessione, ecco, non riescono a scovare un elemento in comune in modo tale da arrivare ad un compromesso. Ma mai, e dico mai nella mia vita sono arrivato a dover litigare pesantemente per impormi con la mia visione e giudizio su un determinato film. Bisogna sempre, sempre abbracciare ottiche differenti che possono potenziare il tuo bagaglio culturale, possono stravolgere quello che era il tuo parere iniziale per poi ricomporre l'enorme puzzle che è la tua recensione definitiva. Opinioni altrui che ti fanno apprezzare ancora di più un tipo di mondo isolato dalla massa di spettatori che si precipitano al cinema a vedere sempre le stesse storie o soggetti in macina dollari o euro. Per non affondare troppo in retoriche sempliciotte, mi limito solamente a dire che il mondo è bello perché è vario. Lo so che non si dovrebbe più rimettere in ballo questo tipo di messaggio, ma c'è chi ancora non lo ha compreso pienamente. Vediamo di calmare i bollenti spiriti, vediamo di non sbraitare contro uno schermo di un computer per imporsi come critico o recensore cinematografico, perché esistono, e purtroppo lo si deve accettare, chi il cinema lo mastica di più, con anni e anni di esperienza alle spalle, quelli che si mettono dietro una scrivania e pubblicano per la rivista o giornale dove lavorano una o più recensioni a settimana. E da lì due sono le strade: o farsi tanto le ossa per arrivare al loro livello, senza rubare, ecco, prepotentemente lo scettro di critico per eccellenza, o semplicemente fare come sto facendo io. Dotato di un'apparecchiatura video e audio, spero buoni, la mia faccia, ci metto la mia faccia, il mio gesticolare all'impazzata. Questa è la critica che più ho ricevuto, ma me ne faccio un baffo, cioè, scusate, è il mio modo di esprimermi. Comunque, questo gesticolare per dare più importanza alle parole che escono fuori dalla mia bocca, e tanta passione.
la passione che voglio mettere in risalto perché è ciò che di più bello ho potuto avere nella mia vita. Una vita fatta di salite, discese, buche, brusche frenate, curve improvvise. Ma si rimane sempre in piedi perché, da una parte, possiedo il cinema come fonte di ispirazione, come insieme di elementi che danno più colore alle mie giornate, come un qualcosa di vivo che ci può sostenere e assume sembianze umane, arriva anche a quel punto, pronto a fornirci di morali da considerare, temi e messaggi da poter imprimere nella nostra mente. E dall'altra parte spero la facoltà di utilizzare la mia solida capacità di giudizio, perché è una delle poche cose che il mio cervello riesce a fare. Comunque, utilizzarlo col fine di dare importanza a questa arte. Punto, fine, stop, nisba, nada. Non voglio avere a che fare con nulla di tutto questo. Dibattiti, insulti, discussioni e quant'altro. Io faccio parte di una strana ricerca di YouTubers che se ne strafregano di tutto questo. Io rimango nella mia, sono Antonio Cianci di Raccata Film. E Raccata Film cosa fa, essenzialmente? Prende di mira un film a scelta dal grande universo cinematografico che siamo chiamati a conoscere e a esplorare, lo recensisce con parole sue, e spero in un italiano corretto, ed è ben contento di ricevere anche solo un commento e qualche mi piace che premiano il mio operato qui dentro. Il cinema è arte da accogliere e farla propria, dando il massimo delle potenzialità che si hanno per dare una personale opinione a riguardo. Non mi interessa dei curriculum, delle lauree, di avere un attestato che riconosce il mio talento nel criticare e commentare un film. Io gradirei solamente avere dalla mia parte una schiera di persone che mi seguono per ciò che io posso offrire a loro. E quindi adesso il cinema è da trasformare in un mezzo di comunicazione tale da creare gruppi di cinefili che condividono la stessa passione. Vengo da un sito che io promuovo caldamente, di nome filmscoop.it, e consiglio di darci un'occhiata, solo un'occhiata veloce, io metto il link in sovraimpressione, e lì si vota e si commentano i film. Io ho imparato tanto dallo staff e dagli utenti che vi partecipano in quel microcosmo così energico, ricco di amore per il cinema. C'è stato, sì, c'è stato un periodo in cui si arrivavano a parole pesanti pur di prevalere con il proprio nome o nickname e un giudizio inattaccabile da mettere in primo piano. Ma è già da molto tempo che lì regna la pace. Abbiamo capito la lezione e tutti siamo uniti con un interesse comune per l'arte che non deve perire mai. Vediamo quindi qui di non partire per la tangente invece. In questo macrocosmo di nome YouTube, dove ogni singolo individuo può fare la differenza, può contribuire a rendere perlomeno interessante e accettabile, un sito di condivisione video nella quale il massimo della popolarità, la raggiunge una scorreggia, un grido di disperazione alla propria ex per farsi notare, ragazze che si picchiano barbaramente, litigi fra YouTubers più rilevanti, sfide fino a poco tempo fa di Chubby Bunny, e tanto altro ancora. Un piattume, un'immondezzaio, una schifezza di proporzioni epiche. Ma dove andremo a finire, dico io, dove diavolo andremo a finire? Qui Antonio Cianci, Raccata Film, ha finito. Sono pronto a qualsiasi commento possa uscire da qui sotto, però avevo il bisogno di togliermi questo sassolino dalla scarpa. Condividete il video o datemi il vostro personalissimo punto di vista riguardo a ciò che ho affrontato come argomento, se, questo solo e soprattutto, se avete voglia di preservare un briciolo, un minimo di speranza che può possedere ancora il cinema per essere rinvigorito. Un ringraziamento particolare a chi si è iscritto ultimamente nel mio canale, a chi mi segue e chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!